Buongiorno a tutti da Antonio Castriotta, è il lunedì 19 luglio e mi trovo qui nei pressi della villa comunale di Manfredonia, a due passi dal castello Svevo Angioino. Ecco, per mostrarvi queste immagini, al peggio non c'è mai fine. Ecco, potete vedere qui hanno lasciato un contenitore con il pollo, dei rifiuti di prosciutto crudo. Ecco, qui hanno bivaccato, hanno mangiato arrosticini abbandonati, vi faccio vedere rifiuti ovviamente che non dovrebbero sostare qui assolutamente, perché c'è gente che comunque lascia poi i rifiuti anche qui, anche provenendo da casa, molte persone. Guardate qui gli arrosticini a terra. Bene, questa villa comunale da diversi mesi viene curata da Bruno Umbriano e potete vedere l'erba sta ricrescendo, finalmente vediamo un po' di verde, anche se ci sono ancora tanti rifiuti abbandonati all'interno delle aiuole. Andiamo proprio a parlare con Bruno Umbriano, eccolo qua, Bruno Umbriano, impiegato comunale, da diversi mesi sta cercando di rigenerare il verde urbano e quindi in particolar modo all'interno di questa villa Buongiorno. comunale. Buongiorno Bruno, allora Bruno raccontaci che cosa hai fatto in questi mesi per ridare chiaramente lustro a queste aiuole che da tempo erano rinsecchite, invece adesso si comincia a vedere un po' di verde, insomma. Sì, qualcosa si incomincia a vedere. Grazie alla commissione straordinaria del Comune di Manfredonia che sta facendo degli sforzi tutti quanti a tutti i livelli per cercare di migliorare una situazione che a tutti i livelli era in abbandono e adesso finalmente si incomincia a vedere qualche piccolo Avete risultato. migliorato l'impianto di irrigazione, vedo. Sì, diciamo l'impianto è stato tutto riparato, è stato però man mano. Abbiamo dei problemi perché quando sembra c'è qualcosa che tutti i giorni dobbiamo fare delle riparazioni, in quanto ci sono dei giovani che pare che la sera si annoiano e infatti smontano questa roba qua che si chiamano, noi io volgarmente li chiamo poppandi, sono gli irrigatori, smontano i pezzi ma ne fanno di tutti i colori. Ecco, questo è veramente il degrado, purtroppo, della civiltà nel nostro paese. No, diciamo Quali che sono le problematiche che ravvisi, diciamo, ancora in queste aiuole, nonostante stia crescendo l'erbetta? c'è un tantino di abbandono da parte proprio della popolazione, non tiene al decoro della città, lo dice tutti i giorni perché qua la sera lasciano immondizia dappertutto Lo abbiamo visto all'inizio del mio video. e non è solo quello lì, diciamo perché troviamo, se vieni di qua ti faccio vedere una cosa, solo quest'area qua in pochissimo spazio abbiamo cercato di mettere in sicurezza dei pozzetti che sono tombini, questi qua tutti i giorni si spezzano regolarmente, guardate un attimo qua, guardate che spezzare un pozzetto di quelli lì ci vuole un bel po' Bene. diciamo di fantasia, però guardate un attimo qua, qui troviamo in poco tempo degli escrementi di, guardate qua un attimo qua, e sono questa gente che non vuole capire che purtroppo il comune di Manfredonia, la commissione, tutti quelli che si sono predicati per questa roba qua stanno a fare degli sforzi spendendo i soldi pubblici che sono i soldi di tutti quanti, ma qui diciamo c'è gente ottusa che non vuol Bene, capire. allora Bruno, siamo in conclusione. Abbiamo visto chiaramente le malefatte dei cittadini di Manfredonia, non tutti ovviamente, quelli incivili che rompono, portano i cani a defecare all'interno dei giardini, insomma tutto il resto. In conclusione, qual è l'invito che rivolgi, visto che ti occupi di questa villa amorevolmente? Semplice, un pochettino di attenzione da tutta quanta la cittadinanza, perché questo qua, nonostante diciamo il tutto, secondo me questo è un progetto che fallirà, perché proprio c'è il diciamo lo strafottismo della cittadinanza. Se la cittadinanza non vuole capire queste cose qua, non lo capirà mai, perché stiamo cercando di recuperare determinate cose. Se guardi all'interno del fossato del castello oppure del grado, la mattina è impossibile perché qui Bene. bivaccano, diciamo, e ci vuole la task force. Nonostante noi siamo in tre,
qui la mattina a cercare di sistemare un pochettino, dal oggi alla sera all'indomani ci sono sempre dei guai. Benissimo. Non è possibile. Grazie, no. Grazie mille. Un po' di educazione civica da parte di tutti quanti, perché la città è la nostra città. Grazie mille.